al Signore. Erano in centinaia tra fedeli e curiosi alla cattedrale di Bitonto ieri per l'apertura della prima delle sei porte sante della diocesi di Bari-Bitonto. Un rito semplice ma denso di significato per il giubileo della misericordia, ovvero del perdono, come ribadito da Monsignor Cacucci che ha celebrato la Santa Messa. A Roma il Papa ha aperto la porta santa di San Pietro. Noi abbiamo anticipato dal 13 qui nella concattedrale di Bitonto l'inizio dell'anno santo con l'apertura della porta di questa basilica, l'inizio dell'anno santo che corrisponde alla festa dell'Immacolata che è la patrona di Bitonto, quindi un inizio che segna nell'anno della misericordia l'attenzione a prepararsi al Natale attraverso soprattutto la riconciliazione e il perdono. Monsignor Cacucci durante l'omelia ha tracciato le linee guida essenziali per vivere al meglio l'anno della misericordia, cominciato proprio l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata. Camminiamo verso il Signore, la solennità della celebrazione ci suggerisce come noi dovremmo essere puri ed immacolati come la Vergine, ha sottolineato più volte. Dopo la solenne celebrazione, il tradizionale rito dei fiori a Maria Immacolata, protettrice di Bitonto. L'arcivescovo e le autorità civili e religiose si sono poi dati appuntamento a Porta Baresana. Qui, con l'ausilio di un'autoscala dei Vigili del Fuoco, è stata posizionata una corona davanti all'immagine della Madonna, che domina l'antico accesso alla parte antica della città. La prossima Porta Santa che Monsignor Cacucci aprirà è quella della Cattedrale di Bari, sabato alle 20. Domenica, invece, sarà la volta della Basilica di San Nicola. Alle 19 di domenica, sempre a Bari, sarà simbolicamente aperta la porta della Chiesa di Santa Fara. Sabato, 19 dicembre, alle 18:30, sarà invece la volta della Basilica dei Santi Medici a Bitonto.